Come era stato annunciato nei giorni scorsi, questa mattina i lavoratori e le lavoratrici dell'ente autonomo Volturno hanno incrociato le braccia, fermando i convogli al capolinea in protesta. C'è chi è riuscito ugualmente ad arrivare alla stazione di Porta Nolana senza intoppi e chi invece ha subito riscontrato alcune difficoltà. Io che sono abituata, che vengo da Avellino dove c'è sempre un'alternativa, vengo qui e mi trovo impossibilitata ad andare a Torre del Greco. Arrivo qui e sciopero, non ci sono alternative, non ci sono indicazioni. Se non mi mettevo io adesso a circolare e sapevo che c'è appunto un altro pullman che viene a Torre del Greco, io non lo sapevo. Sicuramente per noi può essere un disagio, specialmente nel momento in cui vieni da parti lontane e devi raggiungere Napoli. La manifestazione organizzata da Will Trasporti, Faisa Confail, USB e Orsa protesta per le modifiche unilaterali all'organizzazione del lavoro da parte dell'azienda nel settore manutenzione e infrastrutture, oltre che per l'organizzazione del lavoro e dei turni, per le problematiche del settore circolazione e divisione ferroviaria e per rivendicare la cancellazione degli aumenti delle tariffe, servizi ed energia. Ma in merito alla contestazione, ascoltiamo le parole di Luca Del Prete e Maurizio Piermatteo, rispettivamente segretario provinciale e delegato del sindacato Orsa. C'è un malcontento vastissimo su quelli che sono gli approcci e questo modo di lavorare e quello che è oggi un sistema spinto, fortemente innovativo e che non ci sono attualmente le condizioni per attuare quei programmi per il quale una nuova classe dirigente che si sta costituendo, che proviene da Trenitalia, vorrebbe imporre ai lavoratori. Vogliamo riaffermare gli standard di sicurezza che nell'ultimo periodo in questa azienda si sono un attimino persi. All'ordine del giorno, sono all'ordine del giorno inconvenienti ferroviari, incidenti e quant'altro. Noi vogliamo venire al lavoro e vogliamo tornare a casa in perfetta sicurezza. Questo purtroppo nell'ultimo periodo è diventato una chimera. Nel corso della sua consueta diretta sui social, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha poi commentato la situazione in questi termini. Io credo che abbiamo il dovere di spiegare ai nostri concittadini che cosa succede, cioè di dire per filo e per segno qual è la realtà, quali sono i problemi che riguardano la linea, che riguardano le manutenzioni, che riguardano i vettori. Dobbiamo fare un'operazione verità. Non possiamo avere più questa situazione per cui si registrano i servizi che ovviamente si scaricano sui cittadini, sui pendolari, senza avere una informazione dettagliatissima ed assolutamente esplicita su quella che è la situazione. Dobbiamo dire ai nostri concittadini qual è la realtà.